Sì, ma certo non si può essere così sfigati, dai. Cioè, per prendere nel girone Bayern Monaco e Barcellona nello stesso... Cioè, io non ho parole. Appena conclusi i sorteggi di Champions, l'Inter con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzeň, una squadra della Repubblica Ceca, quest'ultima. La Juve con PSG, Benfica e Maccabi Haifa, squadra israeliana l'ultima. Il Milan con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, direi quella più fortunata. E il Napoli con Ajax, Liverpool e Rangers Glasgow. Anche Napoli è stata abbastanza sfortunata, ma ce lo dovevamo anche un po' aspettare, visto che Inter e Napoli erano in terza fascia. Adesso sarà veramente difficile anche soltanto superare questo girone, perché se l'Inter passa il girone significa che una tra Bayern Monaco e Barcellona non va agli ottavi, cosa altamente improbabile. Almeno nella carta è altamente improbabile, poi sul campo si vedrà. Ma il fatto anche che si giocherà praticamente una, cioè la prima partita sarà subito dopo il derby, la seconda subito dopo la partita col Torino, se non erro, quindi sono abbastanza ravvicinate, visto che la fase a gironi finirà il 2 novembre, visto che ci saranno i mondiali di mezzo. E non è che si sta a parlare più che altro. Cioè, ormai si sanno, cioè, i gironi si sanno, poi posso dire giusto gli altri: gruppo B, Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge, uno di quelli a cui volevo essere sorteggiato. Gruppo D, Eintracht di Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona e Marsiglia, questo qua poteva essere buono. Gruppo F, Real Madrid, Red Bull Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic Glasgow, questo qua abbastanza a senso unico per il Real. Gruppo G, Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund e Copenaghen, questo è abbastanza combattuto, però City per me arriverà prima in questo girone. Nulla, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere quanti porconi avete tirato da quando hanno sorteggiato lo Sporting Lisbona nel D invece che nel C, e nulla, nel territorio è tutto, ciao ragazzi.